Sulla questione piscine siamo dovuti intervenire a più riprese, c'è stato anche qualche intervento che io ho visto, ad esempio del signor Melis, che è stato anche garante della disabilità in questo comune per diversi anni, che si interrogava e ci interrogava sulla situazione delle piscine, che lui conosce benissimo perché è del mestiere, è stato a contatto con questo mondo e sa benissimo come funziona. Le piscine sono affidate a un gestore, questo gestore dopo il Covid ha deciso di non riaprire come ha fatto nelle altre 40 piscine che gestisce in tutta Italia. Noi abbiamo chiesto ufficialmente che questa situazione cambiasse e lo abbiamo fatto con delle lettere nelle quali abbiamo chiesto il riempimento delle piscine e il riavvio della possibilità di utilizzarle. E il gestore da oggi ha mandato gli operai per la manutenzione, ricordando che da 20 anni le piscine livornesi ad agosto, a luglio e agosto sono sempre state chiuse, quindi non è una novità di quest'anno, è sempre stato così. Ma noi vorremmo riaprirle anche in questo periodo perché ce n'è necessità e quindi faremo questo, chiederemo in maniera concreta a Sport Management e a Officine dello Sport di riaprire. Se non dovesse esserci questo rapporto, noi siamo intenzionati con la nostra avvocatura a prendere tutte le decisioni del caso. Lo sa, rispondo a lui perché è lui che ha mandato queste mail, tra l'altro ha avuto i contatti che doveva avere con l'amministrazione comunale, dispiace vedere prendere posizione in questo momento, che è anche un momento politicamente molto particolare, ma preferisco fermarmi qua e quindi vorrei che lui e tutti gli altri fossero informati della situazione delle piscine, che aggiorneremo anche a breve in una conferenza stampa.